De André stanno facendo il loro ingresso in campo, Genoa e Roma, reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Garcia ha un po' mollato la presa, 4-1 Catania 14 giorni fa, 0-1 all'Olimpico contro i Bianchi. Minuti però si è guardato un po' intorno in panchina e parte Dodò, sono tutti i ragazzi della primavera, allora la sua battuta è stata: ma che ci stanno a fare qui tutti sti ragazzini? Sempre simpatico ovviamente Francesco Totti. Cristian, io resto convinto del fatto che la Roma abbia influito e non poco sulla stagione della Juventus, in positivo per la corsa al titolo, in negativo per quanto dimostrato dalla Juve in Europa, costante la pressione della Roma sui bianconeri. Conte è stato costretto a cambiare pochissimo in campionato, a perdere un po' di brillantezza prima in Champions, poi in Europa League. Onore alla Juve che ha conquistato il terzo titolo di fila, chapeau alla Roma. Nel primo anno di Garcia, obiettivamente, meglio di così non si poteva proprio fare. La Roma ha fatto un campionato straordinario con una continuità incredibile. Si tratta invece di una prima assoluta con l'arbitro della sezione di Pistoia, lo Cicero Iannello, i suoi due assistenti, Bianchi il quarto uomo, giudici di linea Rocchi e Gervasoni. Decisamente intrigante anche la sfida tra i due allenatori, un impatto tanto deciso. Portanova, Ljajic, finta la conclusione, Ricci, entro Marchese, non riesce a passare, guadagna la rimessa laterale, si rialza. Parte Sturaro dalla bandierina, cross molto basso, troppo corto, non ha avuto problemi, destro sul primo palo, Ricci. Se la cava bene nel duello con Versali, 14 in diretta ed in alta definizione, quello che abbiamo voluto definire il mondiale dei mondiali, al via tra 25 giorni con la Coppa Italia contro il Napoli, oggi alla seconda da titolare di fila in Serie A. Bene in anticipo di testa Benassi, ignorato da Nainggolan che poi si gira e chiede scusa al compagno, Ricci forse sarà arrivato anche dai microfoni qui a bordo campo. Bravo Fede, guardate come va a prendersi il pallone qui dalla tre quarti con personalità, e gli ha già cambiato la fascia, prima la fascia destra poi anche sinistra, quindi grande movimento. Sì, che tra qualche giorno comincerà le Final Eight a Rimini, precisamente il Terra che ha qualificato la Roma di Alberto De Rossi alle Final Eight. La differenza che si può vedere tra un Rini l'ho avuto nel corso di quest'annata. De Maio esce molto bene in anticipo su Ricci, il ritorno della 94, se la cava De Maio, Marchese, Ricci forse con un braccio, pallone termina in fallo laterale. Brall, Marchese, prima con Garcia in panchina, 26 vittorie, 7 pareggi e solamente 4 sconfitte, due arrivate nelle ultime due giornate di Burdisso, fischi errati, calcio di punizione per la Roma. Provato, lo sta facendo meno, l'ha chiesto anche a Sculli, che però stava dicendo che accentrandosi c'è Bastos che tende a spingere un po' troppo, quindi di Ljajic a destra, lo ha visto Taddei, sale a sinistra Ricci, sale al centro invece destro, conclusione al volo con il mancino dall'altra parte, Ljajic, Perin e poi Ricci che stava per segnare il suo primo gol in Serie A, decisivo l'intervento di Marchese, e lì il destro sbaglia a calciare, svirgola la palla e va a finire su Ljajic che poi calcia, la palla viene in mezzo, ma è stato bravissimo il difensore del Genoa a anticipare Ricci. Già battuto il calcio d'angolo dalla Roma. Turion allungato, il cambone Benassia, occasione d'oro questa per il vantaggio del Genoa. Ricci vince il rimpallo, occhio perché è scoperta la difesa del Genoa, è 3-3, Ricci inseguito da De Maio, gli tiene la maglia, Ricci resiste, entra all'interno dell'area di rigore, va giù Irrati, gli dice di rialzarsi, differenza di fisico, va giù Ricci, resta evidenziale in mezzo all'area. Si sono un po' allungate le squadre, ovviamente ne beneficia lo spettacolo, si rinnova il duello tra De Maio e Ricci, De Maio passa davanti, fa valere la stazza e scorta il pallone sul fondo, sarà rimessa per il Genoa, mentre Irrati a dire forse anche qualcosa a Ricci. Questo è il contatto, si allunga la maglia di Ricci e poi poi si potrà centrare come fa in questo caso. Cristian Sturaro, l'avanzata del Genoa, Versalico, il duello con Bastos, sono sempre pronti a raddoppiare i difensori della Roma, Castano e Nainggolan su Centurione che passa in mezzo a tre, riesce a toccare un po' giusto per tornare da destra, la Roma comunque si distende a sinistra con Bastos, chiama palla a destro, si va da Ljajic, c'è anche Ricci a dargli una mano, Ricci contro De Maio, Ljajic lotta con Centurion, va giù il lotto della Roma, il discorso è normale andare a 4 anche. Panna viene contro Ricci, raccato da De Maio, basta Sturaro, la gira di prima, pallone leggermente corto per Versalico, aveva recuperato Ricci che poi
Castan, Ricci. Sì, perché stava giocando un po' troppo prudente all'inizio, vuole qualche inserimento da intermedio anche da parte. Nainggolan in mezzo a tre. Ricci, un'occhiata in mezzo, lo aspetta De Maio. Le finte di Ricci, parte il cross teso, troppo superino, che blocca con grande comodità. Troppo superino, però personalità, appunto all'uno contro uno, non ha paura. E questo è un grande segno per un ragazzo della sua età. Buona anche la chiusura di Yedvai. Florenzi, Nainggolan, ancora per Florenzi. Inseguito da Cabral, Ricci, posizione di offside, calcio di punizione per il Genoa. Stagione incredibile quella della Roma, vinte le prime 10 di campionato, poi un calo anche forse fisiologico con 4 pareggi consecutivi contro Toro, Sassuolo, Cagliari e Atalanta. Persi punti pesanti in ottica scudetto tra l'undicesima e la quattordicesima giornata. La prima sconfitta, la diciottesima contro la Juve. Castan. Ricci, Castan e ancora Ricci. Infinito possesso palla della Roma. Alla fine Castan prova a fare tutto da solo. Lo insegue Calaiò, si ferma Castan, Ricci. Liaic. Uno contro il Parma alla terza. In 21 partite la Roma ha chiuso il match senza incassare quest'anno. 21 su. Intanto Ricci fa sportellate con Centurione. Poi Versalico. Si perde il pallone per strada e la Roma può ripartire con destro che passa la grande in mezzo a due, prova a saltare anche Burdisso, non ci riesce. Nainggolan, Ricci, ottimo il controllo. Matadei, il tocco morbido dalle parti di Ricci, in vantaggio c'è De Maio. Ancora una volta deve arrendersi la giovane Ricci. Deve concedere diversi centimetri e anche molti chili a De Maio. Finisce il primo tempo, 0-0 alla Ferraris tra Genoa e Roma. Noi ci fermiamo un attimo, Super Spot. Però credo che il futuro della Roma sia un futuro importante che l'aspetta. Tantissimi giovani in panchina da una parte e dall'altra, un paio di giovani anche in campo dal primo minuto per la Roma di Garcia. Cristian, ti chiedo un commento sulle prestazioni di Yedvai e Ricci in questi primi 45 minuti. Ricci ha dimostrato di avere personalità, un giocatore vivace, un giocatore piccolo, brevilineo, per cui si è visto le qualità che ha. Yedvai è molto timido, credo sia difficile da collocare come terzino destro. Deve migliorare in personalità, deve migliorare in qualità, chiaro, è molto giovane al tempo dalla sua parte, però deve sbrigarsi perché giocare nella Roma ci vuole personalità e credo che in questo debba migliorare molto. E proprio Benassia aveva abbracciato Ricci, lo avete visto nel nostro two box, immagini in esclusiva a Sky Sport nel tunnel della Ferraris, squadre che stanno tornando in campo. Allora ci fermiamo un attimo, Super Spot. È già tornata in campo la Roma, si fa attendere invece il Genoa, non altri minuti li concederà Garcia in questa ripresa. Tornando a parlare di mondiale, Cristian, ricordo in esclusiva su Sky, solamente su Sky potrete vedere tutte 64 le partite, peraltro in alta definizione, degli attaccanti convocati da Prandelli, forse destro è l'unico centravanti puro. Sì, è vero. Fa salire a destra Versalico, attaccato da Ricci, spaventato, torna sui suoi passi, De Maio, ancora Ricci. Sarà e stanno cominciando a riscaldarsi anche i ragazzini della primavera della Roma portati in panchina da Garcia in Serie A dal febbraio del 2013. Messa laterale per la Roma. Yedvai, Ricci va giù, toccato duro da Portanova, calcio di punizione per la Roma. Grande personalità, grande tunnel su Portanova che lo butta giù. Yaic, tito destro, si fa vedere Nainggolan, si va da Ricci, Florenzi. Prova a cacciare Nainggolan, ma svirgola la palla. Chi imposta da dietro nel Genoa. È vero, la Roma ha bisogno di farla anche perché alla fine fa più fatica ad andare a ritmi bassi che
come gioca normalmente. Fischia Irrati, sarà calcio di punizione per il Genoa, è andato giù Sturaro. Quando se ne sono andati i primi 6 minuti di questo primo tempo, il fallo lo ha commesso Bastos. E ancora una volta molto bravo Sturaro, era riuscito a saltare dell'area di rigore, intervento pulito sul pallone, ha usato le buone secondo Irrati Nainggolan. Fa un tiro cross che la palla finisce fuori. Viene incontro Ricci, si era invece a lui. Eccolo il primo cambio della partita. Fuori Federico Ricci e dentro con la maglia numero 95 Luca Mazzitelli, 18 anni, 6 gol in stagione con la primavera di De Rossi. Anche per lui si tratta dell'esordio in Serie A.